Victor Pucinelli, sei uno dei volti nuovi di questo Bra 2019-2020 in Serie D. Sei già stato comunque presentato dalle scorse settimane, annunciato comunque centrocampista, trequartista, classe 95, italo-brasiliano. Per te tante esperienze in Brasile. E poi magari una domanda su questo te la faccio. Hai giocato anche in Bulgaria e poi nell'ultima stagione sei stato nel Trevalli, qui in provincia di Cuneo. E hai girato tanto. Hai girato un po', ma questo è buono per c'è esperienza per aiutare il Brian il prossimo anno. E dicevo del Brasile, sei stato in diverse società, hai anche militato nel Santos. E ho visto una foto sui tuoi profili social che tu sei sullo sfondo, ma in primo piano c'è Neymar. Sì, io ho allenato con Neymar quando io ho giocato in Santos, io ho giocato 3 anni in Santos, in giovanile, in juniore, però allenavo con il professionale molta volta e mi ha allenato con Neymar 10-15 volte. E com'è stato allenarsi con un ragazzo che poi, insomma, è diventato un campione di fama mondiale? Questo è molto buono, vedere lui vicino a me. Allenare e fare cose che io non ho visto nessuno fare, per me è spettacolare. Victor, come giocatore tu ti definisci più un centrocampista a tutto campo o ti piaci di più dietro le punte, quindi più vicino all'area di rigore? No, a me piace giocare più in attacco, però posso giocare in tutto il centrocampo, difensivo, in attacco, in tutto il centrocampo, no, per me è qualcosa. E ti sei allenato col Bra nei mesi scorsi, quindi insomma ti eri già ambientato un pochettino con questa nuova società, adesso è arrivata la chiamata ufficiale. Che cosa ti aspetti da questa stagione in Serie D? Io aspetto e credo che andiamo a fare un bello campionato. Speriamo che andiamo su. Vediamo come va, succede. E tu, Victor, da te stesso cosa pretendi, cosa ti aspetti, cosa pensi di dare con la nuova maglia giallorossa? Ah, io aspetto lavorare molto, lavorare e vediamo, penso che posso fare molta cosa per Bra.